Il Modena batte anche il Cesena, decide Tremolada su calcio di rigore, si isola in vetta alla classifica, più due sull'imbattuta reggiana che a Carrara ha rischiato per la prima volta di capitolare, che lunedì prossimo, ore 21, ospiterà il Pescara quarto con l'Entella, meno due dal Cesena, terzo in graduatoria. Priva degli squalificati Rozio e Fausto Rossi, la pressione sarà tutta sulla squadra di Aimo Diana, condannata a vincere per non perdere altro terreno dal Modena, che domenica sarà di scena a Lucca. Dal canto suo, il Pescara vive un momento sul piano dei risultati senza alcun dubbio propizio. 6 vittorie e 3 pareggi. Gli innesti di gennaio sembrano aver colmato qualche lacuna di inizio stagione. Di certo una rosa più snella e ulteriormente ringiovanita, con alcuni gioiellini da plasmare e forgiare col tempo, senza pressioni o particolari assilli. Tra questi, il baby Marco Delle Monache, di Cappelle sul Tavo, classe 2005. 17 anni appena compiuti, personalità, sfrontatezza nell'uno contro uno, il dribbling, la sua caratteristica naturale. Nazionale Under 17, 4 presenze in prima squadra, Coppa Italia compresa, l'esordio in campionato con Montevarchi in casa lo scorso 22 gennaio. Quando approda nella famiglia del Delfino, Marco ha appena 9 anni. Estate 2014, grazie alla brillante intuizione di Angelo Londrillo, attuale responsabile del settore giovanile. Che cosa ti ricordi? Piccolo, avevo paura, avevo nostalgia dei genitori, mi mancavano sempre, piangevo sempre, però stavo cioè nel mio ambiente, perché il campo da calcio è cioè la mia vita, quindi come toccavo la palla già mi passava tutto, mi dimenticavo di tutto e non pensavo a niente. Però quando tornavo in stanza poi iniziavo a piangere perché mi mancavano i genitori, il nonno. Nonno Bruno, a cui sei Sì. legatissimo, ti segue da sempre. Da quando ho 4 anni. Malgrado la giovane età, Marco, correggimi se sbaglio, sei stato capitano della primavera nelle ultime due partite disputate con la squadra di Iervese contro Milan e Sì. Lecce. Ti sei sentito ancora di più responsabilizzato, stimolato? Sì, mi sentivo leader. Ti sentivi leader? È stato anche importante per la tua crescita, Marco Sansovini? Sì, lui diciamo che mi ha cambiato la vita, ecco, perché le ultime 3 partite mi ha messo dal primo minuto in campo e lì, quelle 3 partite mi hanno cambiato la vita. Ma con lui giocavi trequartista? Trequartista. Sì. Con Iervese, che è stato un altro allenatore importante per la tua crescita, più esterno? Sì, esterno a sinistra. Io ti ho visto spesso nel campionato primavera, non è che stazioni sulla fascia e rimani lì, sei molto libero di dare sfogo alla tua fantasia, al tuo estro, insomma, sei un attaccante di movimento, no? Sì. Beh, più sei in movimento, più avversario hanno dei punti di riferimento. Qui grande Sì. conduzione di palla, controllo. È stato più bravo il portiere Giusti del Montevarchi oppure non sei stato sufficientemente freddo, occhi negli occhi col portiere avversario? No, non sono stato scarso, non Ah, dovevo però fare gol. ti piacerebbe giocare ancora col Pescara? Ti piacerebbe andare Sì. nella primavera di qualche club di Serie A? No, sinceramente io voglio rimanere qui a Pescara perché è una bella piazza. Poi già giocando con i grandi imparo molto più velocemente, quindi preferisco rimanere qui che andare in una primavera. Hai un idolo come calciatore, come attaccante? Mi piace Neymar. Di Auteri che mi dici? È un mister che fa correre tanto in allenamento Ah sì, e eh? sono contento che mi ha dato fiducia e che mi ha preso lì in prima squadra.